parti di corpi diversi, unite l'una all'altra da una necessità interiore, sono da lui disposte in un tutto organico. Una mano che si appoggia su un'altra spalla o su un'altra coscia non appartiene più soltanto al corpo da cui proviene. Da essa e dall'oggetto che tocca o che afferra nasce una cosa nuova, una cosa potenziata. Rodin lavora, per così dire, al riverbero dei lampi che si sprigionano da questi punti. Da tutte le superfici in contatto sembra si levino ondate che penetrano nei corpi. Rainer Maria Rilke su Auguste Rodin.